Quando pensi che verrà colmato quindi questo gap, diciamo, per quello che riguarda la banda larga in Italia? Allora, diciamo, per quello che riguarda la banda larga ci vogliono anni, no? Soprattutto a livello diffuso. È chiaro che ci sono un conto sono le connessioni residenziali, un conto sono quelle aziendali. Allora, io credo che gli operatori nel giro, diciamo, di un paio d'anni sono sicuramente capaci di mettere in opera una rete in fibra che raggiunga più o meno tutti i distretti industriali, tutte le attività produttive che desiderano connettere. Tenendo conto che, tra l'altro, sta comunque andando avanti anche il deployment della rete cellulare di quarta generazione, no? Che anche quella è una rete, comunque una rete mobile a larga banda a quel punto, che è interessante soprattutto perché ha, oltre a una velocità molto superiore alle reti attuali, anche dei tempi di latenza molto più piccoli e quindi diventa molto più consistente anche da questo punto di vista. Altro discorso è raggiungere tutte le case degli italiani, no? Con la fibra, no? Perché diciamo questo è un argomento di cui si continua a parlare ormai da qualche anno, no? La Next Generation Network in fibra ottica, Fiber to Home, no? C'è cioè la fibra, una fibra in casa di tutti. E lì sicuramente la vedo un po' più grigia, no? Perché in realtà probabilmente quello che sembra adesso stia per succedere è che dove c'è già connessione ce ne sarà sempre di più. Voglio dire, in città come Milano, dove c'è già un'ampia disponibilità di fibra ottica, più o meno sarà abbastanza facile che ogni residente a Milano, abbia il suo fascio di fibra ottica, se lo desidera ovviamente. E quindi, non so, 50-100 megabit residenziali a Milano, Roma, insomma, nelle città. Nei paesi, boh, adesso in Lombardia, poi anche lì ci sono, siamo un paese che viaggia a marce diverse, perché comunque la Lombardia ha un piano regionale per l'installazione di fibra ottica residenziale, anche sostanzialmente a perdere, no? Cioè perché ovviamente c'è un'equazione economica. No? Tu devi portare la fibra ottica in un posto costa e allora tendenzialmente l'operatore lo fa se c'è un numero sufficiente di abbonati o di abbonati potenziali. No? Ci sono situazioni in cui questo non esiste perché comunque anche se tutti i residenti si abbonassero, questo non ripagherebbe il costo. No? Allora in questo caso, per esempio in Lombardia, sostanzialmente si fanno queste. Il piano è quello di fare installazioni comunque, anche dove non ci sarebbe una sostenibilità, a carico della fiscalità generale, fondamentalmente. Senti, per tornare un attimo al discorso che facevi prima a proposito dell'utilizzo di social network da parte delle aziende, per quello che riguarda quel fenomeno che è stato nominato F-commerce, Facebook Commerce, che si declina in più aspetti e in più possibilità di utilizzo, dal negozio aperto direttamente su Facebook piuttosto che la pagina del brand su Facebook che poi rimanda al sito e-commerce, ci sono vari modi. Ti volevo chiedere, per quella che è la tua esperienza, la tua conoscenza in merito, qual è, insomma, l'utilizzo che più funziona, almeno in Italia? Ma allora diciamo a livello planetario, come sai, il social commerce in senso ampio è una delle grandi promesse. No? La stima è che entro il 2015 almeno il 50% delle vendite di chi vende prodotti e servizi online passerà attraverso i social network o le mobile application. No? Questi sono i due grandi,
canali d'acquisto emergenti. Questo è un dato a proiezione, no? Cosa funziona già adesso in Italia? Sicuramente una delle cose che funziona bene anche da noi è il commercio di virtual goods, cioè di beni virtuali, ad esempio quelli che si comprano nei social games, no? Farmville, per fare un esempio, no? In cui la gente, anche in Italia come in tutto il mondo, spende del denaro vero per comprare del concime virtuale con cui concimare virtualmente i propri campi di grano virtuali e quant'altro. Ci sono già una serie di servizi che si possono acquistare tramite appunto Facebook, ad esempio, tu citavi il Facebook Commerce, no? Quindi alcune aziende che dalle loro fan page su Facebook ti guidano verso delle transazioni che vanno dalla ricarica del telefonino all'acquisto di beni semplici. Per adesso si parla di cose piccole, anche se all'estero abbiamo già degli esempi che sono abbastanza impressionanti, cioè non si comprano solo oggetti di poco valore, ma in America, ad esempio, c'è un'azienda che vende oggetti di antiquariato, che sono anche oggetti abbastanza costosi, esclusivamente tramite Facebook, ad esempio. Quindi è un trend che probabilmente arriverà anche da noi. Lì poi sarà interessante capire come i social network tipo Facebook, Twitter, vanno invece ad incrociare dei sistemi tipo Groupon, Groupalia, no? Perché evidentemente adesso sono più o meno circuiti paralleli. A tendere è abbastanza semplice immaginare che convergeranno, no? E quindi quando poi il social network va come dire, a integrarsi con il sistema di discount, offerte speciali e quant'altro, allora probabilmente il meccanismo diventa interessante. Da noi adesso c'è il caso di successo straordinario di Yuks, ad esempio, che è un caso di successo italiano, no? Ormai su scala planetaria. Anche lì sarà interessante capire come la dimensione dei social network va arricchita, perché già succede, no? Già adesso comunque vale il circuito virtuoso del passaparola. Tu vai su Yuks e ti trovi un bel paio di scarpe di Prada, tacco 12, favolose, che avevi guardato con libidine in negozio, però un po' costose, le ritrovi su Yuks, te le compri e magari Yuks potrebbe decidere che se tu fai spamming sulla tua rete sociale, no, del tuo acquisto, ti fa un ulteriore sconto, ad esempio, no? Quindi logiche come questo cominciano a esserci, ma fa parte, secondo me, anche un po' della normale trasformazione del mondo, no? Dove poi gli utilizzatori trovano degli usi sempre più consistenti e creativi della tecnologia. Senti, ultimamente ho letto alcuni articoli scritti da autori americani che facevano delle analisi abbastanza interessanti su quelle che erano le aspettative dei consumatori per quello che riguarda l'interazione con i brand online e quelle che le aziende pensavano che le aspettative dei clienti fossero. E c'era Certo. una grande discrepanza tra questi due dati, nel senso che era chiaro che le aziende non si rendono conto esattamente di che cosa si aspettano e che cosa vogliono i clienti quando interagiscono online su un social network, soprattutto. Quindi i clienti lamentavano l'eccessivo numero di post di spam piuttosto che marketing, piuttosto che pubblicità. E quando in realtà il loro interesse primario, proprio in cima alla lista, era ottenere sconti, offerte e sconti. Quando credi che questo gap verrà superato finalmente, anche in Italia? Ma io credo mai, perché comunque se è vero, no, che abbiamo questi esempi,
È altrettanto vero che sostanzialmente quelli che si, diciamo, i consumatori che si lamentano di più di solito sono operatori professionali del settore, no? Che, come dire, cercano di portare l'acqua al loro mulino. È vero in generale che un grandissimo livello di attenzione c'è sul prezzo. Però sarebbe molto sbagliato da parte di qualunque azienda piegarsi soltanto a questa richiesta, perché altrimenti non ci sarebbe più nessun marketing, no? Sarebbe tutto fare il prezzo più basso, che diventa, come sai, un gioco al massacro, no? Perché poi a furia di andare verso il basso tagli gli utili e le aziende poi fanno fatica a sostenersi. Allora, nel frattempo ci sono casi di successo straordinario. Apple non ascolta nessuno, cioè non è che non ascolta i social media, non ascolta nessuno. Fino al giorno X in cui lanciano un prodotto, tu non hai neanche idea se lo lanceranno veramente. Guardiamo il caso dell'iPhone 5, no? Che dico, arriva l'iPhone 5? No, potrebbe essere, no? E va bene comunque. Hanno una politica che è assolutamente invariata, cioè il prezzo lo decidono loro in tutto il mondo, a dispetto del fatto che sia alto o basso, e aiutano tutti gli altri a tenerlo alto in realtà, perché loro fanno un prezzo che è praticamente scorrelato dal prezzo di produzione molto elevato. Questo non ha nessun impatto sulle vendite, perché loro fanno invece un discorso emozionale dicendo il prodotto lo decidiamo noi. No? Tu non sai mai fino a quando il prodotto esce che cosa c'è dentro, sai soltanto che sarà bellissimo. Allora, questo per loro funziona, ovviamente non funziona per tutti. No? Ci sono invece dall'altro lato casi molto interessanti di co-creazione di prodotti, no? Coinvolgendo i consumatori come creatori del prodotto. Allora c'è il caso eclatante della Lego, c'è cioè il caso eclatante, tutto sommato, se vogliamo parlare dell'Italia, della Barilla, no? Dove sono stati molto, molto bravi a ingaggiare i consumatori. C'è il caso che colpisce, perché viene da una multinazionale così enorme, di Procter Gamble, no? Che su diverse linee di prodotto chiede ai consumatori idee, fa delle call for ideas e le ascolta, poi le implementa. No? C'è stato in Italia il caso divertente della Fiat 500, in cui gli utenti sono stati coinvolti. Però, ecco, questo tipo di strategie in media funzionano se è un brand, se è di marchi, se riesci a attirare su di te una massa critica anche di persone, no? Che ragionino sul prodotto. Io ogni tanto, anche tu le avrai viste, ci sono anche piccole realtà che cercano di usare queste strategie, no? Io sono un po' perplesso, francamente, no? Perché a me diventa, certamente diventa possibile per qualcuno che ha delle dimensioni più piccole fare dei focus group, no? Perché chiaramente non hai il costo di far arrivare tutte le persone in un luogo fisico, di chiuderle in una stanza, eccetera. Però è altrettanto vero che se il target non è chiaro e, come dire, il campione che tu raccogli non è veramente rappresentativo, le conclusioni di questi lavori lasciano un po' il tempo che trovano, no? Cioè, ci vuole comunque scientificità, no? Non basta sapere che esiste internet. E se ti occupi di food, non basta sapere che esistono dei food blogger, no? Che sono certamente degli appassionati. Faccio l'esempio del food, ma, o della moda, no? Perché questi siano rappresentativi. Tant'è che oggi, come oggi, il grande tema, secondo me, centrale in questo tipo di iniziative è capire veramente chi coinvolge, qual è il suo power of voice, no? La sua reputazione, la sua capacità di, da un lato, di amplificazione del segnale, ma dall'altro anche di raccolta, no? Dei segnali che gli vengono da un audience, no? Quindi quanto un
un blogger, faccio per dire, è veramente autorevole, è veramente capace di essere portatore di una serie di contenuti che non sono solo suoi come individuo, ma di una community che si riconosce in lui come portavoce. E non è facile, no?